Adesso c'è un'altra finestra che vogliamo aprire, guardando un pochino anche, se ci consentite, più là. In tanti lo facciamo, pensando magari anche alla scuola, per esempio, alla riapertura, guardando a settembre, al nuovo anno scolastico. Parliamo oggi delle abitudini. E allora, a settembre rischiamo di non aprire. È l'allarme che a inizio aprile è stato lanciato dalla Federazione Istituti di Attività Educative, da FIDAE, la realtà che rappresenta 225.000 studenti circa in Italia, oltre 26.000 insegnanti. Parliamo di libertà educativa, di scuola paritaria. In diretta con noi la presidente di FIDAE, Virginia Caladic. Presidente, buonasera. Allora, quali sono le difficoltà che state affrontando? Il decreto Cura Italia ha destinato 2 milioni di euro, ma insomma le difficoltà sono tante. Quali? Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, mi lascio stimolare proprio da quello che è stato detto poc'anzi. Cosa stiamo pensando? Siamo immersi in un'emergenza che ci ha sorpresi, travolti. In questi giorni leggevo su alcuni titoli di giornale che c'è un po' anche la preoccupazione di come pensare a plexiglass sulle spiagge. Ma sì, io proprio dall'invito che mi ha rivolto, ecco, dico: occupiamoci della scuola. Pensiamo alla scuola del 1° settembre 2020, che, dobbiamo essere onesti, non sarà la stessa che molti hanno lasciato il 22 febbraio scorso, perché molti dal 22 sono a casa dei ragazzi. Questa emergenza non può distoglierci dal preparare ad accogliere i nostri studenti, e qui riporto la frase di una preside di un liceo che, reagendo all'invito della ministra di avere un esame di stato serio, diceva: i nostri ragazzi oggi stanno vivendo una situazione di estrema serietà. E io condivido pienamente, perché sono ragazzi che stanno chiusi in casa a condividere con i loro cari ansie, paure, in alcuni casi anche perdita del lavoro, malattie dei parenti, a volte anche lutti. E sono bambini, ragazzi, che stanno vivendo un'esperienza del tutto nuova e del tutto particolare. E noi dobbiamo poter dire ai nostri ragazzi che sentiamo la loro assenza, ma soprattutto che li stiamo aspettando e stiamo preparando per loro una scuola nuova, perché il mondo non è più quello di prima. Per preparare questa scuola nuova sicuramente dobbiamo guardare anche, in questo caso, la scuola paritaria, in che situazione si trova. Mi vengono in mente anche le parole della ministra Azzolina quando era sottosegretaria all'istruzione nell'ottobre scorso, e parlando di docenti delle scuole paritarie diceva: sì, è importante tenere attenzione a questo aspetto, perché bisogna mettere la scuola al centro del paese. Io oggi riprendo queste parole della ministra e dico: sì, la scuola tutta. Allora, Presidente, lei è anche preside, lo voglio ricordare, è collegata da una città che sta soffrendo tanto come Padova, e come anche il sottosegretario della CEMU, signor Ivan Maffeis, ha ricordato in questo vostro appello, allo Stato non si chiedono privilegi né elemosine, ma di riconoscere il servizio pubblico che queste realtà assicurano, realtà che si sono trovate da un giorno all'altro a cambiare la didattica e quindi anche a inseguire, a mettere in pratica la didattica a distanza. Con questo cartello mostriamo i punti del vostro appello molto concreto che riguarda le scuole, ma riguarda anche le famiglie. Lo leggiamo insieme: come un fondo straordinario che possa dare dei contributi aggiuntivi a tutela dei dipendenti per il servizio svolto alle famiglie. E poi, per quanto riguarda le rette, che è un capitolo molto sentito dalle famiglie, la detraibilità integrale di quelle pagate quest'anno, l'accesso ai fondi previsti per le piattaforme didattiche a distanza anche per le scuole paritarie, e poi un'agevolazione per le imposte. È un momento difficile, so che guardate con ottimismo, ma certo le difficoltà non sono poche. Come poterle superare, ecco, questo appello che avete rivolto al governo? Innanzitutto qui colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente la CEI, Don Ivan Maffeis, proprio per questo appello, accorato appello a favore delle scuole paritarie. E noi da tempo ci stiamo battendo per far capire allo Stato che non si chiedono privilegi
e né elemosina, ma il riconoscimento di un servizio pubblico. Nel marzo scorso, in questa situazione emergenziale, abbiamo ricordato 20 anni della legge della parità, ma oggi in Italia, ed è uno dei pochissimi stati, ancora non è garantita alle famiglie la libertà di scelta educativa e di istruzione per i propri figli. Ed è il messaggio che cerchiamo di rilanciare questa sera. Sì. Presidente, la ringraziamo perché siamo in chiusura, ma con un arrivederci, non a settembre, ovviamente, sì, sui banchi, ma per chi non è sui banchi come noi, anche prima, va bene? Grazie, grazie. Grazie, buonasera Presidente. A tutti. Grazie, grazie. Al Presidente di FIDE, Virginia Cala, dice vi lasciamo con il sorriso. Non ci...